Mister Vincenzo Scarpa al termine di Borgo San Donnino 1, Sant'Angelo 1. Mister, che analisi fai della partita? Secondo te è più un buon pareggio contro un avversario ostico o un'occasione sprecata in virtù anche dei risultati delle inseguitrici? Io penso che abbiamo fatto una buona partita, forse siamo stati un po' superficiali, abbiamo concesso qualche occasione da gol, però credo che abbiamo tenuto palla, siamo stati bravi nel possesso, abbiamo avuto più di un'occasione gol, specialmente il primo tempo, subito per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Sembrava un po' la partita anche di Prato, no? Al 44esimo abbiamo subito il calcio di rigore, però questa volta siamo stati bravi a restare in partita e era importante vincere, ma era ancora più importante non perdere. Ti chiedo una curiosità, hai fatto solo un cambio, sì. Come mai solo uno? Ho fatto solo un cambio perché non volevo muovere diciamo i difensori che sono tutti quanti grandi e quindi ho fatto soltanto Montalbano perché Eddie era stanco e non ce la faceva più. Non volevo cambiare tanto perché comunque penso che il secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Ecco, settimana prossima sarebbe dovuto arrivare la Pistoiese al Chiesa, sì. Sappiamo che oggi non si è presentata nella partita col San Giuliano, quindi riposeremo, insomma, cosa ne pensi un po' di questa situazione, no, che comunque ci vedrà affrontare solo due partite adesso alla fine? Certo, ovviamente quando succedono queste cose a livello calcistico dispiace sempre un po', però purtroppo fa parte anche questo del calcio. Noi cercheremo di lavorare anche se non giochiamo questa settimana e per essere pronti per le prossime due partite che sono molto molto importanti per noi. Perfetto, grazie mille, mister. Grazie.